Siamo particolarmente contenti che sia con noi perché stimiamo le sue qualità tecniche, soprattutto anche quelle morali e professionali, perché ho avuto modo di conoscerlo frequentando la Venezia e so che sarà una pedina importante per il nostro lavoro e lo sviluppo della nostra crescita, quindi siamo molto contenti di essere qui. Naturalmente siamo anche felici che gli ultimi risultati, no, dal punto di vista dei controlli, lo confortino, quindi sappiamo che gradatamente può riprendere il suo posto, la sua posizione, e quindi insomma siamo particolarmente soddisfatti anche di questo. Allora, buongiorno a tutti. Primo bilancio molto positivo, in senso ho trovato una squadra che ha voglia di lavorare, ha ambizione, ho trovato tanti ragazzi giovani con entusiasmo e questo è molto bello. All'interno del gruppo già c'è un'alchimia importante. E, come ha già detto il direttore, gli ultimi miei esami e test che ho fatto sono andati molto bene per fortuna. E quindi da ieri ho riniziato a lavorare con il gruppo. Ancora non so darti una tempistica precisa di quando potrò giocare tutta la partita o comunque uno spezzone così, però giorno dopo giorno valuteremo sia con lo staff tecnico che con lo staff medico il rientro. L'idea è nata proprio quest'estate, diciamo che ero molto concentrato sul mio recupero e sul mio rientro e non pensavo di cambiare piazza. Quando il mio agente mi ha chiamato e mi ha detto che c'era questa possibilità, sono stato veramente entusiasta perché comunque è una piazza storica, è una piazza importante che negli ultimi anni comunque ha fatto sempre grandi campionati e poi quando sono venuto a giocare qui con altre maglie ho sempre trovato una tifoseria molto calda, diciamo, e la cosa mi ha spinto ad accettare subito. Non credo molto nella sfortuna e la fortuna. In tanti in questi mesi, in quest'ultimo anno e mezzo, mi hanno detto: sei stato sfortunato. Purtroppo fa parte del gioco, queste sono cose che capitano. Io le affronto a testa alta e cerco sempre di venirne fuori con un briciolo di conoscenza in più e cerco di migliorarmi da queste cose. So che sicuramente ti toccano e non è facile perché ho attraversato comunque in questi mesi periodi difficili, ma spero di esserne uscito migliore. Credo che come in tutti i campionati, giocare partita per partita, avere il focus sul giorno d'allenamento dopo il giorno e cercare di migliorarsi veramente tutte le settimane sia la cosa più importante. La continuità alla fine paga. Ad oggi non manca ancora 20 giorni inizio del campionato, manca un mese e mezzo di mercato, quindi può succedere qualunque cosa, però credo che il gruppo, l'anima in generale e l'affrontare partita dopo partita sia la cosa più importante. Sicuramente la Serie B forse più difficile degli ultimi anni, perché ci sono piazze importanti, piazze bellissime, squadre che scendono da là con organici molto forti. Credo che sarà una B competitiva. Quello che dovremmo fare noi è godercela in senso e vedremo a mano cosa ci dirà il campionato. Siamo curiosi anche all'interno dello spogliatoio perché abbiamo visto dai social qualcosina, ma non si riesce a intuire. Sono un grande appassionato di maglie, in senso sono entrato qua, la prima cosa che ho commentato con i ragazzi sono state le maglie. Maglie del Brescia non credo di averne, forse ne ho una di Donnarumma, ma non sono sicuro. Però quest'anno ne approfitto per. No, comunque mi piace tenerle, mi piace scambiarle. Tengo sempre almeno due maglie per colore di quelle mie e me ne faccio far sempre una della squadra col mio nome perché mi piace veramente tanto. Ho trovato un allenatore molto carico, molto voglioso di dimostrare di trasferire al gruppo comunque la sua forza agonistica, diciamo. Un allenatore che comunque sa toccare le corde giuste, in senso, ieri ho fatto la prima partitella, ti faccio un esempio, e ho preso un gol e il mister mi ha detto non ti mettere pressioni perché il primo giorno stai tranquillo. Comunque questa cosa per un ragazzo che cerca di dimostrare, mi ha dato una spinta in più, diciamo. No, ti dico, non mi piace far nomi perché ho trovato tanti ragazzi giovani molto bravi, vogliosi di far bene, di dimostrare che ci possono stare.
E credo che questa possa essere anche la nostra forza, comunque l'entusiasmo che i giovani trasmettono, sarà importante per il proseguo del campionato e l'inizio del campionato. Ma sono molto uno sul minimal, nel senso mi piace avere il mio nome sul guanto, ma poi per il resto il guanto è classico e tengo solamente quelli delle partite veramente che reputo più importanti. Ho ottenuto quello dell'esordio in Serie A, ho ottenuto quello dell'esordio in Europa League e ho quello della promozione in Serie B per ora. Speriamo di aggiungerne altri. Paradossalmente sono legato al 12 e al 13. Il 13 per Davide Astori e questo mi lega a quel numero. Ma poi per il resto, sinceramente, gioco con qualunque tipo di numero, con qualunque tipo di colore, non ho particolari problemi. Io vengo qua per mettermi in gioco, per affrontare e aiutare la squadra a dare il massimo. Ho conosciuto Lore in questi giorni, ho visto che tipo di portiere è. È un bravissimo ragazzo, mi ha fatto una buonissima impressione. Quindi si vedrà col passare dei giorni, le partite. Sono qui comunque per migliorarmi e per dar tutto per il Brescia.